Si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei. Non c'era posto nell'alloggio. La sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giudea. Da te, infatti, uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima.
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Fermano e fare un grande giro attorno.
Ma vogliamo finire io? Oh, un applauso per lui. Ma proprio forte! Devo sentirlo giù a piede bassa. Anche a Bavari. Giusto? Ah sì, Bavari tu? Due passi proprio, eh? Dietro l'angolo sei. Allora, il mio compito è un compito, dopo tutto quello che abbiamo visto e udito, giustamente, è un compito che non è facile. Abbiamo visto e udito persone, adulti, giovani, tante persone che insieme si sono mossi a fare gli apostoli. Perché voi avete fatto gli apostoli, avete portato non una scena da teatro, ma avete portato la riproduzione della nascita di quell'evento straordinario, unico nella storia, di un Dio che si fa carne. Si fa carne per dire ho bisogno di te, di ciascuno di noi, secondo la nostra età. Ecco il significato del nostro essere, di quello che abbiamo visto e udito. Quindi non è essere andati a un teatro che ti lascia un poetino di quelle cose buone nel cuore, però non ti tocca la vita, qui ci tocca la vita. Perché ci costringe a fare una scelta di quel bambino. E allora, mentre ringrazio tutti, ma tutti quelli che in diverse maniere hanno collaborato, invito a mangiare il minestrone! Delle buone cuoche che noi non vediamo, è tutto il pomeriggio che sono chiuse in cucina a prepararlo. Vi piace? Facciamo un applauso alle cuoche, giusto? Bravo! Ascoltami, questa sera sono qui, proprio come mi hai insegnato, io ti parlo, ascoltami, ti racconto un po' di me, dei problemi, dei miei guai, e se è vero che ho sbagliato, so che mi perdonerai, perché sento speciale nel cuore ogni volta che resto da solo a pregare. Padre nostro sei nei cieli, ma ti sento dentro me, ti ringrazio per la vita che sorride in tuo cuore, per la corsa felice sul prato, sogno, io ti spero, ci
dire aiuto.